PG2000, edizione delle 20:30, buonasera e ben ritrovati. Dedichiamo l'apertura del nostro giornale alla nuova iniziativa di Papa Francesco. Un appello ai fedeli di tutto il mondo a pregare ogni giorno il rosario durante l'intero mese mariano di ottobre per chiedere alla Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo che mira sempre a dividere noi da Dio e anche tra noi. Ci spiega tutto nei dettagli. Nicola Ferrante. Un invito a recitare il rosario tutti i giorni del mese di ottobre, mese mariano per tradizione. La richiesta arriva direttamente dal Papa, spiega un comunicato della Santa Sede diffuso oggi, che intende così porre la Chiesa sotto il manto della Madonna e sotto la protezione di San Michele, l'arcangelo la cui festa ricorre oggi, colui che guida la milizia celeste contro Satana e gli altri angeli ribelli. Una richiesta estesa ai fedeli di tutto il mondo, spiega la nota, per preservare la Chiesa dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e per renderla sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, ma anche per impegnarla a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. L'attenzione, insomma, è al momento attuale in cui naviga la barca di Pietro e alle sfide, talvolta dolorose, a cui anche di recente sta facendo fronte. Perciò, spiega il comunicato, Francesco chiede ai fedeli di unirsi alla preghiera in comunione e in spirito di penitenza. Inoltre, il Papa chiede di aggiungere due preghiere al termine della recita del rosario. La prima è l'antica invocazione dal titolo Sotto la tua protezione, meglio nota con la formula latina Sub tuum presidium. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Cerchiamo rifugio. I nostri padri nella fede hanno insegnato che nei momenti turbolenti bisogna raccogliersi sotto il manto della Santa Madre di Dio. La seconda invocazione che il Papa chiede di aggiungere al termine di ogni rosario nel mese di ottobre è l'orazione a San Michele Arcangelo per difendere la Chiesa dagli assalti del diavolo, spiega la nota vaticana, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. San Michele Arcangelo recita il testo «Difendici nella lotta contro la malvagità e le insidie del demonio, sii il nostro aiuto, che Dio lo domini, ti preghiamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, Satana e gli altri spiriti maligni che per la perdizione delle anime si aggirano nel mondo, col potere che ti viene da Dio, in catena nell'inferno». Tale orazione fu scritta da Papa Leone XIII. Si racconta che il 13 ottobre del 1884 il Papa della Rerum Novarum avrebbe avuto una visione al termine della messa in Vaticano, nella quale il diavolo minacciava la Chiesa, in difesa della quale il pontefice aveva composto tale preghiera. Forse i più grandi la ricorderanno perché in passato si recitava a fine messa. Una tradizione a cui Francesco ora attinge, riproponendo a fine rosario l'intercessione all'Arcangelo Santo, che in un discorso a inizio pontificato delineava così. Michele lotta per ristabilire la giustizia divina, difende il popolo di Dio dai suoi nemici e soprattutto dal nemico per eccellenza, il diavolo. E San Michele vince perché in lui è Dio che agisce. Siamo alla pagina politica con la manovra economica ancora al centro di polemiche. Oggi il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella. Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale. Immediata la risposta del Vice Premier Salvini. Il Capo dello Stato stia tranquillo, puntiamo sul futuro e sulla crescita. Una polemica che cade alla vigilia della manifestazione di protesta del PD. Sentiamo Maria Sara Farci. Continuano le polemiche sulla manovra ribattezzata del popolo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì. Dopo le difficili trattative per far entrare nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza tutte le proposte degli esponenti giallo-verde del governo, ora la polemica si sposta sul piano istituzionale. Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro.
Il monito del Presidente della Repubblica arriva dopo le rassicurazioni del Vice Premier Di Maio, che nel pomeriggio aveva annunciato di non voler sfidare l'Europa con una manovra da 33,5 miliardi di euro e il 2,4% di deficit. Dell'Europa, invece, poco importa all'altro Vice Premier, e così se uno rassicura, l'altro alza il tiro e al Presidente della Repubblica replica. Tutte le ultime manovre economiche timide e imposte da Bruxelles hanno portato al record storico del debito pubblico in Italia. Noi faremo il contrario, puntiamo sul lavoro, sulla crescita, sulle imprese, e vedrete che il debito scenderà perché l'Italia torna a crescere. Finalmente quindi Mattarella e i commissari europei possono e devono stare tranquilli. La cronaca ora ci porta in provincia di Lecce, a Cursi, dove la notte scorsa un uomo ha ucciso 3 persone e ne ha ferito un'altra, tutte appartenenti alla stessa famiglia. L'origine del gesto, alcuni precedenti contrasti per il parcheggio delle auto nei pressi delle rispettive abitazioni. Ci riferisce Marcello Favale. Un parcheggio sotto casa considerato irregolare, l'ultima goccia che ha fatto coagulare le vecchie tensioni latenti tra Roberto Pappadà, 57 anni, e la famiglia Marti, sua di rimpettaia in via Tevere a Cursi, in provincia di Lecce. L'uomo ha preso una pistola, una 357 Magnum, detenuta illegalmente, è sceso in strada e ha ucciso prima Andrea Marti, di 36 anni, poi ha atteso l'arrivo dei suoi genitori, avvertiti dalla fidanzata della vittima scappata dalla scena del primo omicidio, ha freddato il padre, Franco, di 63 anni, e ha sparato alla madre e alla zia. Quest'ultima, Maria Assunta Quarta, 55 anni, è morta nella notte in ospedale, mentre la madre è ferita ma non è in pericolo di vita. Ho pensato che fossero ragazzini che sparavano fuochi d'artificio. Poi ho visto la scena, alla fine subito dopo sono arrivati i carabinieri. Il parcheggio non è di nessuno qui, no? Ognuno è libero. È libero, diciamo, no? Comunque è inspiegabile questo atteggiamento. No, guarda, non riesco ancora a credere, Subito dopo il triplice omicidio, Roberto Pappadà ha atteso a quest'angolo della strada, pistola in mano all'arrivo dei carabinieri, e si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Ora il triplice omicida è in carcere, a Lecce, deve rispondere di omicidio premeditato e aggravato e porto illegale di pistola, mentre il piccolo paese si interroga senza trovare risposta a tanta violenza. Dopo 17 anni, svolta per il caso della morte di Serena Mollicone. Sarebbe stata uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce. Una perizia dei RIS fa piena luce sulla tragica fine della diciottenne. Il servizio di Luigi Ferraiuolo. Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce. Il dubbio, ripetuto come un mantra da anni dal padre della ragazza Guglielmo, trova conferma nella perizia del RIS, il reparto scientifico dei carabinieri. Il rapporto non è ancora ufficiale, ma è stato depositato in procura a Cassino e chiude un quadro investigativo aperto da 17 anni. Il delitto di Arce alimentò più di un incubo tra gli italiani, ma ora forse la verità verrà a galla. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 1 giugno 2001 la ragazza fu picchiata a morte nella caserma di Arce, dove si era recata per denunciare, stando alla ricostruzione dei familiari, traffici illeciti di droga del fidanzato, figlio del maresciallo a capo della stazione. Fu poi lasciata nel vicino boschetto di Anitrella. Nel nastro isolante che stringeva piedi e mani di Serena si trovano frammenti di legno provenienti dalla porta della caserma di Arce. All'omicidio hanno fatto seguito una serie di presunti depistaggi. La procura ora ha tempo fino al 13 ottobre per chiudere le indagini. Il paese risorge sulle ceneri di Serena. Per fortuna, cioè, questa è forse la mia consolazione maggiore, che Serena non è morta inutilmente, la sua morte è servita per redimere questo paese da quello da dove era caduto. Nel 2008 ci fu poi il misterioso suicidio di Santino Tuzzi, uno dei carabinieri presenti nella caserma il giorno della scomparsa della ragazza. La sua morte ha contribuito alla riapertura delle indagini guidate dal colonnello Fabio Cagnazzo di Frosinone. Sono indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, e suo figlio Marco. E poi la moglie di Mottola, il luogotenente Vincenzo Quatrale, accusato di istigazione al suicidio del brigadiere Tuzzi, e l'appuntato Francesco Suprano per favoreggiamento. Sapeva ma non parlò. Ci spostiamo in Indonesia. Almeno 384 persone sono morte a causa di uno tsunami verificatosi nella costa occidentale di Sulawesi. Particolarmente colpita la città di Palu, 350.000 abitanti. Lo tsunami è stato preceduto da un terremoto di oltre magnitudo 7. Sentiamo Marco Burini.
Avevano ragione i nostri vecchi. L'acqua non la puoi fermare e quando va così forte fa disastri. Queste immagini vengono da Sulawesi, una delle grandi isole dell'Indonesia dove ieri si è abbattuto uno tsunami, conseguenza di un terremoto di magnitudo 7.5. Già, lo tsunami. Una parola che cominciamo a usare 14 anni fa, il 26 dicembre 2004. Allora fu un cataclisma con almeno 230.000 morti e danni incalcolabili. Stavolta i numeri sono più bassi, ma ci vorrà comunque tempo per capire l'effettiva entità del disastro. Per ora nella città di Palu, 380.000 abitanti, si contano quasi 400 morti e 540 feriti, oltre a migliaia di sfollati. Ma i soccorsi sono solo all'inizio e c'è una città, Donggala, ancora isolata. Onde alte 6 metri che correvano a centinaia di chilometri orari hanno spazzato la costa distruggendo abitazioni, centri commerciali e moschee. Tra l'altro, sulle spiagge di Palu si erano radunate centinaia di persone per una festa locale. Vulcani, terremoti, maremoti. L'Indonesia convive da sempre con queste forze della natura. Poco più di un mese fa, oltre 100 morti per un sisma a Lombok. D'altronde l'arcipelago fa parte della cosiddetta cintura di fuoco, una vasta area dell'Oceano Pacifico dove lo scontro tra le placche terrestri genera continuamente terremoti ed eruzioni. Dopo lo tsunami del 2004, l'Indonesia si è attrezzata con una serie di sensori in alto mare per evacuare in tempo le coste. Ma ieri, ha ammesso l'Agenzia Nazionale di Geofisica, qualcosa non ha funzionato. Dopo la scossa di terremoto è stato lanciato un allarme tsunami, che però, mezz'ora dopo, è stato revocato. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto su Genova e il governo ha scelto il commissario straordinario per la ricostruzione, il manager di Fincantieri, Claudio Andrea Gemme, che ha promesso impegno, rapida ricostruzione e le sue dimissioni da Fincantieri. Caterina Dall'Olio. La firma del decreto Genova è stata ufficializzata ieri al Quirinale e nello stesso giorno arriva anche il nome del commissario per la ricostruzione, Claudio Andrea Gemme, 70 anni, genovese, dirigente d'azienda con un passato in Finmeccanica e all'Ansaldo e oggi presidente di Fincantieri Sistemi Integrati e membro di Confindustria, un'operazione che fa contenti un po' tutti, dalla Lega al centrodestra che governa la regione e l'amministrazione comunale. In più la mamma di Gemme risulta tra gli sfollati di Ponte Morandi. Il decreto invece viene osteggiato su tutti i fronti e non è solo una questione di soldi, anche se questi sono ritenuti insufficienti all'unanimità. Tutti insoddisfatti, i commercianti, le industrie, gli operatori del porto, i sindacati, le imprese dell'autotrasporto, gli sfollati e addirittura i preti. Don Massimiliano Moretti, uno dei 10 cappellani del lavoro della città, sulla sua pagina Facebook, seguita da migliaia di concittadini, ha messo l'accento sul fatto che il decreto porterà in un anno 330 milioni, quando il anno è di 4 miliardi, una beffa per il parroco. La paura più grossa è per i collegamenti infrastrutturali, cui non si fa cenno nel decreto, a cui sono collegati a stretto giro gli investimenti e la sopravvivenza di diversi poli industriali. La ricostruzione del Ponte Morandi sarà affidata dal commissario straordinario a uno o più operatori, si legge, escludendo Autostrade per l'Italia. Su questo il governo è stato di parola. Da Società Autostrade si aspettano i soldi per ricostruire il ponte e ristabilire il sistema viario. Nessun ruolo attivo nella ricostruzione. Bisognerà vedere se Autostrade ci sta. Da lunedì prossimo, 1 ottobre, in alcune regioni del nord Italia entreranno in vigore nuove limitazioni del traffico. Il protocollo antismog prevede 6 mesi di stop dei veicoli diesel fino agli Euro 3. Ci spiega tutto Leonardo Possati. Novità in arrivo per gli automobilisti italiani. Da lunedì 1 ottobre, in Piemonte, Lombardia e Veneto, scatta il divieto di circolazione per i diesel Euro 3. Grosso modo le macchine immatricolate tra il 2001 e il 2005. Mentre l'Emilia-Romagna ha deciso di allargare la proibizione anche agli Euro 4, ma solo in caso di sforamento dei limiti di PM10 per 4 giorni consecutivi e le domeniche. Durissime le sanzioni per i trasgressori. Secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis del codice della strada, chi circolerà con mezzi appartenenti alle categorie vietate dovrà pagare dai 163 ai 658 euro. E c'è di più. Chiunque verrà sanzionato più volte nell'arco di 2 anni si vedrà sospendere la patente di guida da 15 a 30 giorni. Insomma,
Da lunedì scatta un vero e proprio pugno duro contro le auto inquinanti nelle regioni della pianura padana, una scelta delle amministrazioni che mira a tutelare l'ambiente e la salute dei propri cittadini. La sfida delle regioni del bacino padano è quella di arrivare entro il 2020 ad avere un'aria più pulita. Siamo giunti al termine del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione. Vi auguriamo di trascorrere una buona serata ed una lieta domenica. Arrivederci.